Accendo il mio computer. Vado online. Benvenuta. Benvenuto. E trattengo il respiro finché non sento le famose paroline magiche. C'è posta per te. C'è posta per te. Ma che cosa ti prende oggi? È tradimento se si hanno rapporti con qualcuno via email. Questa donna è la creatura più adorabile che io abbia mai incontrato. Avete fatto sesso? No, non lo conosco nemmeno. No, sto parlando di cibersesso. No. Bene, allora non lo fare. Appena lo fai, non ti rispettano più. In una città in cui tutti cercano qualcuno, Joe e Kathleen hanno scoperto che il modo migliore per incontrarsi... Ciao. ...è di non incontrarsi affatto. Comunichiamo via email. Non è niente, in realtà. Non so come si chiama, né quello che fa. Guarda, 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 guarda. E neanche dove abita. Cosa? Non può essere assolutamente il killer dei tetti. Quello di cui non si rendono conto... Adesso, ma cosa stai facendo? Stai prendendo tutto il caviale, quel caviale per guarnizione. È che si sono già incontrati. Joe Fox, mi occupo di libri da sempre. No, io mi occupo di libri da sempre. Che cosa avrei dovuto dire all'uomo che ha reso la mia vita professionale un inferno? Ma come fa a dormire la notte? Combatti, combatti fino alla morte. Nella vita sono nemici. Combatti, combatti. È bellissima, ma è una rompipalle. Online, sono innamorati. Secondo te ci dovremmo incontrare? Incontrare? Oh mio Dio. Le dico ciao, ordino una tazza di caffè, la bevo e me ne vado, ecco quello che faccio. Ma perché faccio tutto questo? Perché mi sento obbligato a conoscere? Relax, non è niente di impegnativo. Ah, e non ho intenzione di restare a lungo. Questo l'ho già detto, non è vero? Sì, l'hai detto. Va bene, insomma, potrebbe essere la prima persona che entra in negozio. Potrebbe essere... Posso salire? No, non credo che sia una buona idea, perché... Ho un terribile... raffreddore! C'è posta per te.